tutto pronto per l'apertura dell'Ocean Life Park, ma soprattutto per l'apertura di 9 giorni in cui Genova ha saputo far sistema in tutte le sue piazze per coinvolgere turisti, cittadini, in una festa legata soprattutto a temi importanti come quelli della sostenibilità, del mare, dei valori. Siamo contentissimi, oggi è davvero una grande giornata per la nostra città, è la tappa finale di un percorso iniziato 3 anni fa, lo ricorderete, per il quale abbiamo lavorato tantissimo. È una regata che ci ha già dato moltissime soddisfazioni con il Pavilion Genova che è stato visitato da 1,5 milioni di persone, una grande ribalta per la nostra città. Sono giorni spettacolari, ricchi di eventi, un complimento a tutti coloro che hanno lavorato, che in questi giorni con spirito di servizio, abnegazione saranno qui H24 perché questa sia veramente una grande festa della città, una straordinaria occasione di visibilità internazionale per Genova e anche per noi un grande incoraggiamento perché è la dimostrazione che siamo capaci di candidare la nostra città per grandi eventi internazionali. L'abbiamo detto fin dall'inizio, noi vogliamo che Genova entri nel club delle grandi città internazionali e questi eventi danno indubbiamente molto lustro e ci consolidano il brand Genova nel mondo. Quindi andiamo avanti in questa direzione molto convintamente. Alessandra Bianchi, taglio del nastro per l'Ocean Life Park, ci racconti cosa si potrà fare all'interno di questa piazza sul mare che i genovesi ritrovano dopo tanti anni? Tantissime cose che se illustro una per uno dobbiamo andare avanti per ore, ma in sintesi davvero ci sarà la possibilità di sperimentare, godere, vedere tantissime iniziative, esperienze, laboratori anche per i più piccoli legati alla vela, al mare, ma anche alle eccellenze del nostro territorio, intese come quelle legate all'enogastronomia, allo sport, agli aspetti culturali, quindi nell'area sport tantissime le discipline presenti, un padiglione sostenibilità davvero tutto da esplorare con lo sguardo alla salvaguardia degli oceani e alla la finalità di arrivare a quella stesura con l'Ocean Summit dei principi dei diritti degli oceani. Avremo la parte legata all'innovation, quindi un villaggio dell'innovazione dove saranno presenti tutti i prototipi che hanno partecipato alla chiamata del Blue District con prodotti davvero innovativi, sostenibili e legati al mare. Inoltre tutta la sezione della Federazione Vela, quindi con le diverse discipline e categorie che appartengono alla Federvela, con la possibilità di sperimentare e fruire di tutti questi servizi, la grande componente della nave Palinuro attraccata al Life Park, che è un'ulteriore fonte di attrazione, e poi tanto intrattenimento ed eventi e spettacolo sotto la nostra tensa struttura sul palco dell'Ocean Race. Inoltre il padiglione della Regione Liguria che rappresenta le nostre peculiarità, e non dimentichiamoci che siamo a Genova, è il gran finale, ma rappresentiamo davvero l'Italia, l'abbiamo fatto per tutte le tappe che sono iniziate dal 15 di gennaio da Alicante in giro per il mondo, e quindi dobbiamo essere davvero orgogliosi di rappresentare Genova, la Liguria, ma anche l'Italia. Grazie del mare. Sì, davvero, credo che Genova ormai è riconosciuta leader della Blue Economy, leader della nautica, credo che con questa grande tappa finale dell'Ocean Race possa consolidare il suo primato anche per quanto riguarda appunto il mondo della vela. Sarà davvero uno spettacolo meraviglioso quello che vivremo da oggi fino al 2 di luglio, anche perché questo Ocean Village aprirà le porte davvero allo sport, avremo la possibilità di far praticare a tante persone che ci verranno a trovare molti sport, dal tennis al paddle, al bocce, al subbuteo, al golf. Avremo una parte dedicata anche ai più piccoli, in particolare appunto alla sostenibilità, quindi insegneremo anche ai ragazzi attraverso workshop ad avere rispetto del mare. Avremo poi la possibilità anche di ammirare le barche storiche. Ricordiamo che si compie proprio quest'anno il 50° anniversario dell'Ocean Race, quindi ci saranno le imbarcazioni che hanno fatto la storia di questa meravigliosa regata e la visita anche a bordo della nave scuola, grande orgoglio della Marina Militare, che sarà appunto la nave Palinuro. Quindi gli occhi del mondo puntati sulla Liguria, credo davvero che la Liguria abbia veramente il merito di tante eccellenze e ne aggiungiamo veramente una di più oggi. Quindi aspettiamo tante persone, ma soprattutto davvero un grande in bocca al lupo a tutta la Liguria sportiva e a tutta la Liguria del mondo della vela. Grazie.